Buongiorno ragazzi, benvenuti nella mia routine da panciona. Come potete vedere, ogni mattina c'è un piccolo nanetto che si infila nel mio letto per svegliarmi. E devo dire che le sue coccole sono un ottimo risveglio. Poi ci alziamo dal letto e andiamo a fare colazione. Ieri sera ho preparato una cheesecake al cioccolato. Ho frullato due fette biscottate integrali con un goccino di bevanda vegetale al cocco e poi ho livellato in un coppa pasta il composto ottenuto e l'ho lasciato in frigo per 20 minuti. Poi ho dolcificato con l'eritritolo 150 g di yogurt greco e infine ho preparato con 5 g di cacao amaro e un goccino di bevanda vegetale al cocco una salsetta al cioccolato. E poi ho lasciato tutta la notte in frigo. Dovete assolutamente provarla perché è buonissima. Ale invece per colazione solitamente mangia le fette biscottate con la marmellata. Dopo passiamo un po' di tempo insieme, leggiamo qualche libro e giochiamo. Subito dopo ci laviamo viso e denti. Per il viso io utilizzo i prodotti di Hello Body. E poi applico sui capelli asciutti la maschera di pomelo, che lascio agire mentre svolgo le faccende di casa. Giornalmente cerco di fare il minimo indispensabile, quindi rifaccio i letti, passo l'aspirapolvere, lavo per terra, pulisco la cucina e do insomma una passata al bagno. Poi tre volte alla settimana mi alleno per cercare di contenere il peso e di prevenire i dolori che derivano dal peso della pancia e dalla postura. Svolgo un'attività moderata, ho chiesto prima il via libera al ginecologo e il ritmo degli esercizi è molto lento e i pesi che utilizzo sono molto leggeri. Dopo facciamo merenda, solitamente con la frutta, e oggi come spuntino ho scelto una banana e 20 g di grana padano. Poi mi faccio la doccia ed applico per le smagliature la Rilastil, è un olio di mandorle dolci puro al 100%. Pettino e asciugo i capelli. E poi per fare la piega utilizzo il ferro Babyliss. E poi applico qualche goccina sulle punte. E per fissare la piega un pochino di lacca. Ed eccomi pronta! Dopo rispondo alle mail di lavoro e mi dedico alla creazione dei contenuti e infine preparo il pranzo. Oggi pasta ricotta e zucchine. Ho tagliato due zucchine e una volta cotte le ho amalgamate con la pasta. Poi ho messo sopra la ricotta ed ecco il nostro pranzo. Ecco che è arrivato anche Christian, dopo il lavoro si è andato anche ad allenare e al suo ritorno è d'obbligo un bacino ai suoi gioielli, Alessandro e Maria Sole. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.